Buonasera, torniamo a riflettere sulla teosofia in modo introduttivo e attraverso naturalmente l'introduzione alla teosofia abbiamo modo anche di capire quali possono essere le attività della società teosofica. E questa sera vorrei approfondire alcuni elementi. Il primo di questi elementi è rappresentato dalla relazione. Vorrei sottolineare l'importanza che per tutti gli esseri umani hanno questo aspetto della nostra vita che è quello della relazione. Intendo come relazione naturalmente non soltanto la relazione che riguarda noi e gli altri, ma anche la relazione che riguarda noi stessi con noi stessi e la relazione non soltanto con le altre persone, ma la relazione con tutti i regni, diciamo, della manifestazione. Quindi la nostra relazione con gli animali, la nostra relazione con i vegetali e la nostra relazione con i minerali. La bontà della comunicazione nasce dal fatto che questa relazione possa essere positiva. Gli specialisti e gli studiosi dell'analisi transazionale, specie negli anni 60 e negli anni 70, hanno molto lavorato su questi aspetti, arrivando alla conclusione che soltanto una transazione del tipo io sono ok, tu sei ok, è una transazione che innesca un meccanismo psicologicamente positivo, un meccanismo che possa essere estremamente adatto a costruire le cose e a far sì che gli esseri umani che praticano questa modalità di comunicazione possano naturalmente essere felici e potremmo e dovremmo usare anche questa felicità, contrariamente a quanto accadrebbe se preda di un pensiero divisivo, di un pensiero negativo, si relazionassero questi individui in un modo diverso, considerando gli altri superiori a se stessi, oppure considerando gli altri inferiori a se stessi. Quindi è molto importante dal punto di vista, diciamo, psicologico, ma anche dal punto di vista pratico, avere un atteggiamento, una mentalità che possa essere una mentalità altamente positiva e attraverso questa possibilità di una mentalità altamente positiva di avere una correttezza, una positività di fondo nelle relazioni. A Vicenza, nello scorso fine settimana, c'è stato una 3 giorni a livello nazionale, ambientata, diciamo, nei padiglioni fieristici, in cui si è parlato, diciamo, attraverso approfondimenti, attraverso esperienze, attraverso conferenze, attraverso dibattiti, del tema del relazionesimo, proprio mettendo quindi la relazione, la possibilità di una buona relazione, diciamo, al centro della vita psicologica, diciamo, degli individui, ma anche naturalmente al centro di quella che potrebbe essere, diciamo, dal punto di vista anche sociale e dal punto di vista, perché no, anche economico, gli effetti potrebbero essere gli effetti positivi di una relazione positiva. Questo è stato una 3 giorni piuttosto interessante e è stata anche una 3 giorni in cui le organizzatrici, che erano poi 2 imprenditrici, effettivamente hanno messo tutti i partecipanti nelle condizioni di un approfondimento, diciamo, su questo tema. E, dal punto di vista teosofico, il tema della relazione è particolarmente importante perché dal punto di vista teosofico la relazione non avviene soltanto, diciamo, sul piano verbale o paraverbale, cioè tutte queste cose sono state altamente indagate dalla scienza e non ci fermeremo noi questa sera, diciamo, a coglierne le sfumature, dando per scontato che è un tema talmente
importante, talmente vivo per tutti noi che naturalmente lo abbiamo approfondito, lo abbiamo dibattuto nel tempo. Quello che però diventa molto importante è se noi coniughiamo questo tema della relazione con il sistema del tempo, della nostra percezione del tempo. Perché in realtà l'essere umano è poco nel momento presente, anche se sembra che sia sempre nel momento presente, per certi versi chiaramente lo è, ma è anche altrettanto vero che l'essere umano è fortemente condizionato dal suo passato, cioè l'essere umano guarda al passato e naturalmente, oltre che guardare il passato, proietta poi se stesso, le sue paure, le sue ansie, i suoi sogni, i suoi desideri anche nel futuro. Quindi oscilla tra un passato che non è più e naturalmente oscilla nei confronti di un futuro che non è ancora. E quello che viene penalizzato, un po' come la positività, viene penalizzato anche un altro aspetto, che è proprio quello della possibilità di vivere il qui ed ora, perché in realtà noi la nostra vita, la nostra possibilità di interazione con gli altri, la nostra possibilità di riflessione vive nel momento, vive nel qui ed ora, ma il vero problema è la capacità di concentrare noi stessi, la nostra azione, i nostri sogni, i nostri desideri nel momento presente, che è l'unico che abbiamo a disposizione. L'oscillazione, quella di andare verso il passato, e quella di proiettarci verso il futuro ci toglie di fatto da quello che è il momento, diciamo, dell'azione. Se noi coniughiamo questi due concetti espressi finora, cioè il tema della positività della relazione, il tema della capacità del vivere qui ed ora, comprendiamo bene che se l'essere umano, diciamo, non è perfettamente in asse con se stesso rispetto a questi due temi, avrà sicuramente una serie di problematiche nella relazione, diciamo, e anche nel suo livello di dialogo con se stesso. Ecco allora che diventa di grande importanza per tutti noi essere capaci di vivere nel qui ed ora ed essere capaci di avere relazioni positive, diciamo, con tutti gli altri. Proviamo a scandagliare il tema del tempo. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto questa bellissima notizia di questo telescopio piazzato, se ricordo bene, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, è capace, diciamo, di catturare immagini nella profondità cosmica a una distanza spazio-temporale misurata in miliardi di anni luce. Quello che colpisce, diciamo, da questo tipo di esperienze che l'essere umano sa fare, e io sono assolutamente favorevole anche a questo tipo di esperienze, anche se naturalmente sono esperienze che impegnano budget considerevoli, è che noi alla fine abbiamo fotografato qualche cosa che non è più, perché naturalmente abbiamo catturato delle immagini che impiegano miliardi di anni luce per arrivare a noi. Quindi in realtà noi siamo andati a scandagliare il passato. Naturalmente tutto questo è molto affascinante e ci permette anche di dire un'altra cosa, che probabilmente molte volte nel nostro vivere proprio la non capacità di essere nel qui ed ora ci porta in qualche modo a relazionarci con il passato e anche al contrario, diciamo, qualche volta a relazionarci con il futuro. Naturalmente quello che conta e quello che è importante è che il passato, che la storia possa diventare maestra di vita e non, diciamo, un condizionamento mentale, emotivo, che poi non ci permetta di vivere bene il momento presente. Credo che questi siano dei passaggi fondamentali. L'essere umano, abbiamo visto
alcune delle nostre conversazioni ha una complessità nella sua costituzione, che pur con parole semplici e molto riassuntive rispetto ai contenuti, io credo che valga la pena in qualche modo di declinare anche stasera. Perché l'essere umano ha una dimensione fisica e questa è la dimensione che noi percepiamo, diciamo, con i nostri sensi e dunque è una dimensione che ci è propria e che conosciamo molto molto bene. Non sottovalutiamo naturalmente questa dimensione fisica perché comunque è il portato di milioni e milioni di anni di evoluzione e questi milioni e milioni di anni di evoluzione sono stati e sono particolarmente importanti per tutti noi, perché ci permettono di avere dei veicoli, in qualche modo, il corpo fisico, che ci permettono di vivere questa realtà che viene percepita in una determinata gamma di frequenze. Se noi cambiassimo queste frequenze, noi andremmo a percepire, diciamo, delle realtà diverse. Ma la prima cosa che dobbiamo fare nella vita è accettare la vita così com'è e dunque accettare la vibrazione che è rappresentata da questa dimensione di spazio-tempo e naturalmente di cogliere la nostra possibilità di immergerci in questo. Ma naturalmente l'essere umano non è soltanto un corpo fisico. L'essere umano ha una dimensione, diciamo, eterica e importante. Una volta il campo eterico dell'essere umano era indagato soprattutto, diciamo, dai chiaroveggenti che lo percepivano e lo vedevano. Adesso ovviamente ci sono anche degli strumenti piuttosto raffinati di indagine che permettono, come dire, di cogliere alcuni aspetti anche della realtà eterica. Del resto l'etere che era stato presupposto da molti da alcuni filosofi, diciamo, e filosofi che nel contempo erano anche scienziati, è comunque una realtà che ci appartiene perché attraverso l'etere, molte delle comunicazioni che noi ci scambiamo, diciamo, hanno, una sussistenza, diciamo, ampiamente dimostrata dal punto di vista pratico. È vero che il corpo eterico dell'essere umano ha delle caratteristiche, diciamo, molto specifiche, molto particolari, ma l'essere umano è anche un insieme di emozioni, è un fascio di emozioni, anzi le emozioni sono importantissime per l'essere umano perché gli danno energia oppure gliela tolgono. Le emozioni naturalmente sono molto legate alla memoria perché ci ricordiamo molto bene sia le emozioni, diciamo, negative, sia le emozioni positive, le ricordiamo e quindi possiamo dire di avere un corpo emotivo, possiamo dire che l'essere umano ha anche un corpo emotivo. Quindi c'è una realtà fisica, c'è una realtà eterica, c'è un corpo emotivo, c'è in tutta evidenza un principio vitale e poi c'è una dimensione della mente che è una dimensione fondamentale, importantissima per l'essere umano, la mente. Una mente che noi siamo in grado di percepire e di utilizzare e di cui vediamo, come dire, due aspetti che non sono in contrasto tra di loro, sono complementari ma sono anche profondamente diversi. Da un lato c'è la mente concreta, quella che ha a che fare con il numero, il peso e la misura, e abbiamo però anche un aspetto della mente che ci permette di relazionarci con i concetti, di relazionarci con gli archetipi, di relazionarci con il mondo delle idee, con il mondo dei modelli. Dal punto di vista teosofico, uno degli aspetti interessanti è uno dei principi, diciamo, delle proposizioni fondamentali dell'antropogenesi, una parte specifica della dottrina segreta di Madame Blavatsky, l'idea, il modello da questo punto di vista precede la forma. Blavatsky dice:
Nell'antropogenesi una delle proposizioni fondamentali è che il modello precede la forma. Potremmo chiederci, ma l'essere umano ha la possibilità di mettere in contatto questi mondi? E naturalmente aggiungerei alle cose dette finora anche un'ulteriore dimensione, che è la dimensione intuitiva, la capacità intuitiva, cioè l'essere umano non ha solo una capacità deduttiva, voglio dire, ma anche una capacità intuitiva, quindi una capacità di cogliere le cose, una capacità di sviluppare un livello sintetico, diciamo, di consapevolezza che ha vie misteriose che non possono essere descritte, diciamo, in un set di equazioni, ma danno dei risultati, queste intuizioni, di non poco conto. Allora la domanda che dovremmo e potremmo farci è questa: l'essere umano ha una possibilità di mettere in contatto i suoi corpi, chiamiamoli grossolani, il corpo fisico, il corpo emotivo, quindi il corpo astrale, il corpo mentale, cioè quello concreto, con il mondo delle idee, il mondo dei modelli, il mondo dell'intuizione? La risposta, dal punto di vista teosofico, è sì, che l'essere umano ha la possibilità di mettere insieme, diciamo, di costruire un ponte, tecnicamente viene chiamato antacarana, un ponte tra, diciamo, quelli che potremmo definire i veicoli grossolani e, diciamo, quelli che potremmo definire i veicoli più sottili. Questo ponte antacarana ha un presupposto, perché mentre la dimensione grossolana è molto legata, diciamo, all'avere, anche per ragioni pratiche, mi verrebbe da dire, di sopravvivenza, direi che gli altri aspetti, il mondo archetipale, quello dell'intuizione, è più legato alla dimensione dell'essere. Quindi qui si apre una grossa questione su cui ciascun essere umano di buona volontà dovrebbe riflettere, e cioè la vita, la nostra vita, è meglio che sia legata alla dimensione dell'avere, oppure la nostra vita merita, diciamo, di far sì che sia lasciato un ampio spazio alla dimensione dell'essere. Se noi molto semplicemente guardiamo la parabola della nostra vita, osserviamo che veniamo al mondo nudi, diciamo, e senza una dotazione, diciamo, materiale, ma naturalmente il nostro in qualche modo è un essere per certi versi innocente, anzi sempre direi che la vita è innocente, sono poi i contesti, diciamo, sono gli esseri umani che stanno attorno che la rendono più felice o meno felice, ma di per sé ogni nato, diciamo, ogni persona, ogni elemento della manifestazione credo che meriti la nostra attenzione, il nostro rispetto e, perché no, il nostro amore. Quindi noi veniamo così e quando andiamo via, diciamo, perché naturalmente i veicoli grossolani sono sottoposti alla legge del tempo e noi sappiamo benissimo che il tempo divora i suoi figli e quindi naturalmente ci sarà una trasformazione, quindi noi la chiamiamo naturalmente morte, abbiamo anche molta, molta paura perché naturalmente questo fascio di memoria, questo corpo, queste emozioni, questi pensieri concreti e tutte le dotazioni sul piano dell'avere naturalmente non ce le portiamo dietro, quello che forse, almeno ad ascoltare il libro egiziano dei morti, il libro tibetano dei morti, il libro cristiano dei morti e tanta cultura anche classica, forse l'unica cosa che ci portiamo dietro è il livello di consapevolezza, e il livello di consapevolezza, come ci insegnano gli scienziati, non è un set di informazioni, come dire, ma è qualche cosa che mette insieme la mente ed il cuore, e quindi torniamo a quella dimensione dell'essere che è di particolare importanza. Quindi la bontà della relazione, la capacità di vivere il momento presente, la consapevolezza
legata alla dimensione dell'essere, la consapevolezza che c'è questa possibilità di mettere in relazione i veicoli, diciamo, più grossolani con i veicoli più sottili, e direi che questo tipo di mentalità dovrebbe accompagnarci e dovrebbe in qualche modo essere, come dire, nella nostra coscienza e accompagnare naturalmente le giornate della nostra vita secondo un principio, secondo un'ottica formidabile che è quella dell'unità della vita. Cioè la vita è una e tutti gli elementi della vita stessa sono in relazione tra di loro. E naturalmente è proprio la relazione tra gli elementi che compongono la vita che ne determina la dinamica. Dal punto di vista teosofico, dunque, l'universo intero, diciamo, viene visto come un sistema di comunicazione. E in questa dimensione, diciamo, di comunicazione, questo universo è un universo che ha una sorta di respiro e quindi alterna dei cicli di espansione e di costruzione e naturalmente alterna a dei cicli invece che sono cicli di, se vogliamo, di cambiamento, ma anche cicli di distruzione. Questo è il respiro naturalmente dell'universo, ma poiché la tradizione, le tavole smeraldine e tanti saggi nel corso di questi millenni ci hanno insegnato che come in alto, così in basso, questo significa che se l'universo ha questo respiro, anche l'essere umano ha un identico respiro e tutta la manifestazione ha un respiro di questo tipo. E quindi, diciamo, all'interno del tempo, in tante dimensioni diverse, noi abbiamo proprio questo senso della respirazione che dal punto di vista fisico, come ci insegna molto bene la meditazione Vipassana, concentrandosi, diciamo, nel nostro respiro, proprio nel respiro del nostro corpo, noi possiamo trovare la dimensione del qui ed ora, la dimensione del presente, la dimensione della nostra consapevolezza. Dunque, viviamo in un mondo estremamente affascinante, viviamo in un mondo molto complesso e sappiamo anche scientificamente quanto grande sia la complessità nel mondo delle relazioni. E c'è un piccolo esempio che si fa con dei gomitoli di lano, delle spagnolette, diciamo, di filo. Un piccolo gruppo di persone entra in relazione legando il proprio filo a quello degli altri e tutti gli altri legano il loro naturalmente con il nostro. Ne esce una sorta di trama in cui comprendiamo molto molto bene che qualsiasi tipo di movimento che noi facciamo nei confronti di un altro da noi, di un'altra persona da noi, naturalmente va a interferire, diciamo, con il movimento dei fili anche di altre persone, se non di tutte le altre persone. E questo ci dà la misura visiva, esperienziale, perché noi abbiamo sempre bisogno di esperienze, abbiamo sempre bisogno, diciamo, di consumare emozioni, informazioni e così via. Mi verrebbe da dire anche troppo, qualche volta sarebbe molto bene, diciamo, fermarsi, cercare di acquietare la propria mente e anche di non inseguire, diciamo, forsennatamente l'esigenza di catturare nuove emozioni, nuove informazioni, nuove sensazioni, perché poi la macchina dell'essere umano è una macchina esperta e molto specialistica, quindi quanto più si tende a fare, voglio dire, qualche cosa, tanto più poi ovviamente diventiamo degli specialisti di questo e diventando degli specialisti naturalmente aumenta anche la domanda di quel determinato bene, di quella determinata informazione. Non è detto che questo sia un elemento, diciamo, materiale, questo potrebbe benissimo essere anche un elemento immateriale, quindi le nostre dipendenze non sono in un certo senso solo
di tipo fisico, ma le nostre dipendenze naturalmente possono essere anche di tipo emotivo e possono essere anche di tipo mentale. In tutto questo, uno spazio importante non può non avere la meditazione, cioè l'essere umano ha questa possibilità, questa dimensione della meditazione, la quale meditazione naturalmente, lo abbiamo ripetuto anche altre volte, non è un qualche cosa che va che si debba identificare, diciamo, con la come dire, con una tecnica. La meditazione è uno stato della coscienza. Le tecniche naturalmente possono aiutare la prima fase, quella che è la fase di concentrazione, diciamo, ma ovviamente oltre che la fase di concentrazione, cioè nella fase di concentrazione non siamo nella fase di meditazione. La fase di meditazione è quando la nostra coscienza, quando lo stato della nostra coscienza supera il conflitto e il dualismo tra l'osservatore e la cosa osservata. Cioè noi stiamo meditando sostanzialmente quando cogliamo in pieno il senso dell'unità della vita e riusciamo a capire e a percepire e ad essere una sola cosa anche con quello che è fuori di noi. Questa dimensione della consapevolezza, questa dimensione della meditazione è un bene prezioso. Se noi assumiamo, come credo si debba fare, che la meditazione non è una tecnica, ma la meditazione è uno stato della coscienza, va da sé che l'essere umano ha la possibilità, attraverso tutte le sue esperienze, tutto il suo fare, tutto il suo pensare, cioè di trasformare tutto questo in una vera e propria meditazione. C'è questa frase bellissima che ho ripetuto anche altre volte, che è tratta dai racconti chassidici di Martin Buber, in cui in questo racconto c'è un rabbi che si illumina, perché la frase è il rabbi si illuminò lavando e rilavando i piatti senza volgere lo sguardo altrove. Quindi questo racconto chassidico ci dice che cosa? Ci dice che il livello della meditazione può essere applicato a qualsiasi dimensione del nostro fare, anche la più umile, e che lo stato della meditazione necessita, come dire, di un aspetto preliminare, che è quello della concentrazione. Quindi della capacità di concentrare, diciamo, nel qui ed ora la nostra dimensione, la nostra realtà dell'essere. Quindi la meditazione, come dire, non è in contrasto con l'azione, ma è anzi in profonda sinergia con la stessa ed è in sinergia anche con un altro elemento fondante e fondamentale che fa parte delle possibilità dell'essere umano, e mi riferisco alla dimensione dell'osservazione. Cioè l'essere umano, da questo punto di vista, deve naturalmente essere in grado assolutamente di superare il giudizio discriminante, diciamo, e deve essere in grado di superare questa abitudine di ricerca che in realtà mira a trovare nella realtà fuori di noi quelli che sono le conferme ai pensieri di richiamo che noi naturalmente facciamo. E la mente plastica e quindi funziona magnificamente, quindi noi abbiamo la possibilità, attraverso le forme pensiero, abbiamo molte possibilità di realizzare concretamente le cose. Ma qui stiamo parlando di una cosa diversa, cioè della possibilità che l'essere umano ha di osservare la realtà senza giudicarla, ma cogliendone a fondo, quasi fosse una meditazione, tutti gli aspetti,
senza giudicare la vita, diciamo, ma cogliendone la profondità, cogliendone la naturalmente la complessità, cogliendone però anche le grandi e meravigliose possibilità che la vita stessa ci dà quotidianamente, che la vita stessa ci dà continuamente. Quindi, da un lato, questa osservazione, che è un'osservazione, diciamo, krishnamurtiana, quindi un'osservazione senza giudizio, un'osservazione fatta veramente per vedere, un'osservazione fatta veramente per essere esperienziale, un'osservazione fatta naturalmente per dare agli esseri umani una grande possibilità, che è la possibilità di cogliere la vita, diciamo, in tutto il suo aspetto magnifico, in tutta la sua complessità della rete di relazioni, in tutto l'amore, diciamo, che l'essere umano può essere capace di dare e di fare, e questo naturalmente ci apre a un'ulteriore dimensione, che è quella del servizio, che nasce dal fatto di capire che siamo tutti sulla stessa barca, che siamo tutti all'interno dello stesso film e che abbiamo la possibilità, attraverso l'azione positiva, attraverso la meditazione, attraverso l'osservazione, attraverso lo studio, di contribuire naturalmente a migliorare la nostra vita e anche quella di tutti gli altri, perché solo attraverso il miglioramento della nostra vita e di quella di tutti gli altri, naturalmente noi possiamo aprirci una dimensione che è la dimensione del servizio, che è quello di capire che tra quello che siamo noi e tutto quello che c'è fuori di noi, diciamo, naturalmente c'è una profonda relazione, cioè che noi e gli altri facciamo parte, come dire, di una grande unità, che è proprio quella dell'unità della vita. Quindi io penso che, come abbiamo detto più volte, la vita rappresenti per noi una grandissima possibilità evolutiva, e la vita va avanti, la vita è amore, la vita è evoluzione, e io credo che la vita rappresenti per tutti gli esseri, noi compresi, una grandissima possibilità. Quindi questa possibilità naturalmente va colta, anzi dovremmo chiederci come mai la vita ci ha messo nelle condizioni di interessarci di certe cose, come mai la vita ha aperto il nostro cuore a una dimensione di comprensione maggiore. Questa è una grande possibilità che la vita ci ha dato, e naturalmente è una possibilità che va colta e che va colta davvero fino in fondo. E mi avvio necessariamente per un problema di carica telefonica. Questa sera abbiamo avuto qualche problema di tipo tecnico, ma bisogna vivere come la vita ci presenta le cose, con la massima possibilità e capacità di fluire nel momento, con gli strumenti che abbiamo a disposizione e con i mezzi che abbiamo a disposizione. Sostanzialmente, se ci abituiamo a considerare che la vita è una grande benedizione, io credo che naturalmente avremo la possibilità di fare meglio, di essere più felici, di contribuire, diciamo, non soltanto al nostro personale benessere, ma anche naturalmente al benessere di tutti gli altri. Siamo, come dicevo prima, tutti sulla stessa barca, siamo tutti profondamente in relazione gli uni con gli altri, ed è proprio in questa magia, mi verrebbe da dire, che è rappresentata dalla relazione, che noi abbiamo modo di vivere tra di noi, diciamo, e tra noi e gli altri,
nel modo migliore. Se la vita fosse solo negatività, se la vita fosse solo conflitto, se la vita fosse solo quello che ci viene quotidianamente raccontato, come dire, credo che il mondo sarebbe già stato distrutto. A fronte di tutto ciò di cui si parla, io resto convinto che c'è una grande quantità di persone, come dire, che operano positivamente, che fanno del loro meglio per portare avanti loro stessi, la loro famiglia, la loro comunità. Naturalmente non hanno le luci della ribalta, ma questo è un limite, diciamo, che deriva dal fatto che abbiamo sempre bisogno di, come dire, di sensazioni, negative, cioè l'essere umano. Naturalmente i miei amici giornalisti mi dicono: se facessimo i giornali come li vorresti fatti tu, cioè basati sugli elementi positivi, su quello che di buono e di bello c'è, non venderemmo molto. Ecco, io naturalmente capisco anche questa loro opinione, anche se ovviamente non la condivido, perché io credo che ci sia soprattutto un grandissimo bisogno di positività. Blavatsky, nella Voce del Silenzio, nella parte iniziale del suo librettino, La Voce del Silenzio mette in guardia l'essere umano da due elementi. Il primo è l'ignoranza, il secondo è la falsa conoscenza. Io credo che da un lato oggi sia molto importante per tutti noi far proprio l'adagio socratico, che è quello di sapere di non sapere. È molto importante che noi facciamo un grande bagno di umiltà e che prendiamo coscienza del nostro sapere di non sapere. E tutto questo non è qualcosa che ci opprime o ci deprime, anzi ci dà molta energia, ci dà molta carica, perché ci dà una grande umiltà di fronte alla magnificenza, diciamo, del cosmo, davanti alla magnificenza, diciamo, della manifestazione, e ci dà veramente la possibilità di vivere in modo più umile. Quindi io credo che questo elemento fondante sia proprio quello di sapere di non sapere. E il secondo elemento fondante è che comunque noi abbiamo una grande possibilità di migliorare noi stessi, diciamo, e anche di migliorare la società, il mondo in cui viviamo. E naturalmente io credo che sia doveroso, da questo punto di vista, impegnarci, diciamo, in questa direzione. Naturalmente questo non significa misconoscere quella dimensione che è quella del dolore, della sofferenza, che comunque è presente nella nostra vita, ma è presente, diciamo, naturalmente anche nella vita degli altri. Anzi, se noi ascoltassimo gli altri, qualche volta capiremmo anche quanto grande sia la dimensione, diciamo, del dolore nella vita delle persone. E proprio in virtù del fatto che siamo tutti nella stessa barca, credo che anche fare qualche cosa, diciamo, per alleviare la sofferenza degli altri, credo che sia fondamentale. Il buddismo ha un concetto bellissimo, che è il concetto di bodhisattva. Chi è il bodhisattva? Il bodhisattva naturalmente è colui che raggiunge un determinato livello di consapevolezza, che avrebbe quindi probabilmente anche la possibilità di concludere il cosiddetto ciclo, diciamo, delle rinascite, ma non lo fa e torna proprio per condividere i suoi saperi, le sue potenzialità, la sua volontà, diciamo, con gli altri per vivere a beneficio, diciamo, di tutti gli esseri. Credo che questo concetto, diciamo, noi, il nostro approccio alle diverse religioni deve essere quello di avere la possibilità di cogliere in ciascuna di esse quali sono gli elementi fondanti, quali sono gli elementi più importanti. Ce ne sono tanti. L'uomo non è mai rimasto da solo. Noi conosciamo 6.000 anni, abbastanza bene, diciamo, della nostra storia, e l'uomo non è mai stato lasciato solo. È sempre arrivato qualcuno che ha ripetuto, grosso modo, sì, con culture diverse, linguaggi diversi, sfumature diverse, ma in fondo queste grandi conoscenze,
queste grandi conoscenze esoteriche, queste grandi conoscenze iniziatiche, sono naturalmente pervase, diciamo, ammantate da tante forme, ma le leggi universali che stanno alla base sono quelle. E per tutta diciamo, l'esistenza di questi 6.000 anni è sempre arrivato, voglio dire, qualcuno a portarci il messaggio della speranza, a portarci il messaggio della conoscenza, a farci guardare in avanti, a farci guardare sopra, a farci guardare il cielo, ad aprire la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. È sempre arrivato qualcuno, però devo dire che, poveretti, tutti coloro che sono venuti e sono stati tanti, perché la vita è molto molto generosa. Naturalmente non sono stati sempre ascoltati e molto spesso poi, come dire, anche le aggregazioni nate appunto molto positivamente sull'onda del messaggio che arrivava, talora si sono poi, diciamo, un po' sfaldate in strutture di potere e così via. Però con questo voglio dire che la vita ci dà quotidianamente dei messaggi e vorrei anche sottolineare come non è che la vita ci dia solo i messaggi dei grandi maestri, dei grandi saggi, dei grandi filosofi, dei grandi artisti. La vita quotidianamente, voglio dire, può darci dei messaggi. Io credo che noi dovremmo meditare sul concetto del maestro diffuso, e cioè il messaggio che la vita ci dà ci può arrivare ogni giorno da persone insospettabili nella vita quotidiana, nel caso di una relazione, diciamo, mentre andiamo a lavorare, piuttosto che al bar, piuttosto che, diciamo, in qualsiasi altro momento. Quindi il vero tema è proprio quello dell'attenzione. È quello dell'osservazione, della nostra capacità di essere nel qui ed ora. È quello che ci apre alla dimensione di una diversa consapevolezza. Per cui abbiamo queste grandi possibilità e credo che l'augurio per tutti noi sia quello di poter cogliere, di saper cogliere tutto questo. La conoscenza esoterica, la conoscenza spirituale, la conoscenza scientifica, la conoscenza filosofica, tutta la conoscenza non ha un vero significato se poi non è accompagnato dall'aspetto esperienziale, perché altrimenti diventa un vuoto sapere, diventa piuttosto un elemento di memoria, mentre, come dire, io credo che noi siamo esseri umani chiamati, come dire, all'esperienza delle cose che abbiamo sentito, che abbiamo studiato, che abbiamo, come dire, percepito, su cui abbiamo meditato. Questa divisione tra aspetto pratico e quello teorico è un grande inganno. La vita è una e noi non dobbiamo tenere separati i nostri livelli, come dire. E quindi, in qualche modo, se veramente abbiamo un determinato tipo di sentire, di pensiero, credo che sia molto importante che poi coerentemente noi lo si realizzi anche dal punto di vista pratico. Proprio in questa praticità, proprio, diciamo, in questa esperienza, noi abbiamo modo di capire, di valutare anche la bontà delle nostre ipotesi di lavoro. Noi naturalmente lavoriamo su delle ipotesi di lavoro e queste ipotesi di lavoro vanno sperimentate. Quindi il tema, rispetto anche a quelli che sono i grandi messaggi che ci arrivano, voglio dire, dai saggi, dai filosofi, che ci arrivano e che ci sono sempre arrivati, è che noi abbiamo la possibilità, attraverso l'esperienza diretta, abbiamo la possibilità di capire quanto valide quelle cose possano essere, quanto valide quelle cose possano essere per noi. E quindi ecco che l'aspetto teorico, diciamo, si fonde con quello esperienziale, in una unità che è l'unità che la vita ha a tutti i livelli, in tutte le sue manifestazioni. Quindi, in un momento in cui il pensiero separativo è dominante, in cui la paura alberga
diciamo, nelle menti e nel cuore di tantissime persone, e in cui sicuramente sembrerebbe esserci anche un trionfo, diciamo, del piccolo io, della personalità. Io credo che sia estremamente importante che ci siano al mondo delle persone capaci di osservare, capaci di non giudicare, capaci di cogliere a fondo, diciamo, le cose e di prendere una piena consapevolezza per essere degli esseri pensanti e non degli esseri pensati. Se qualcuno mi chiedesse qual è il significato vero della spiritualità, qual è il significato vero della ricerca, della cerca del Graal che ciascun essere umano è chiamato a fare nella sua vita, io risponderei così: la possibilità per tutti gli esseri umani di essere degli esseri pensanti e non degli esseri pensati. Gli esseri pensati consumano, sono indotti irrefrenabilmente, compulsivamente, diciamo, al consumo, e non solo di beni materiali, ma anche di beni immateriali. Ebbene, io credo che questa grande possibilità che l'essere umano ha, che è quella di essere un essere pensante, vada colta, vada assolutamente colta. Solo in questa dimensione ci sono quegli scampoli, quegli spiragli, diciamo, relativi, ma comunque affascinanti, di quella libertà che è una vera caratteristica, diciamo, dell'essere umano. E quindi l'augurio che io voglio fare a ciascuno di voi, e questo si esaurisce, diciamo, questo ciclo di appuntamenti introduttivi alla teosofia, con questa serata, perché poi naturalmente c'è la pausa estiva e speriamo e contiamo di continuare poi, voglio dire, nel periodo autunnale. L'augurio che faccio a ciascuno di voi e che faccio anche a me stesso è naturalmente di avere questo atteggiamento atto a far sì che ciascuno di noi sia un essere pensante e non un essere pensato. Auguro a tutti una buona serata e soprattutto tanta, tanta, tanta serenità, non solo per noi, ma per tutti gli esseri, da nord a sud, da est ad ovest, senza alcuna distinzione. Grazie.